Allora, riprendiamo con la seconda parte di questa prima mattinata, di questa prima parte della seconda giornata, con la relazione di Giovanni Schinà, costruzioni identitarie nell'Austria repubblicana. Giovanni Schinà, che anche lui socio Siskar, è studioso di storia austriaca e delle relazioni tra Austria e Italia, e ricercatore confermato di storia contemporanea all'Università degli Studi di Catania. Giovanni Schinà ha scritto diverse opere, monografie, saggi su riviste scientifiche sulla storia austriaca, ottocentesca ma anche successiva novecentesca, e come l'Austria contemporanea, cioè crisi e trasformazione, una serie di saggi, o quella rivoluzione siciliana, una cosa interessante, del 1848 nei documenti diplomatici austriaci, e poi proprio recentissimamente ha un libro, Visioni asturgiche del Mediterraneo, la Sicilia nell'equilibrio mediterraneo, quindi questi rapporti molto interessanti tra 1812 e 1824 tra l'Italia meridionale e la Sicilia. Quindi sono molto contento che lui partecipi a questo convegno qui, e gli do la parola per la sua relazione. Ringrazio Presidente, la Siskar, per l'invito. Il tema che affronto, le costruzioni identitarie nell'Austria repubblicana, è un tema complesso. Cercherò di limitarmi alle componenti fondamentali della questione. Innanzitutto, una delle categorie interpretative più usate o abusate per descrivere l'Austria repubblicana, in particolare la Prima Repubblica, che va dal 1918 fino al 1938, ma in buona parte anche per la Seconda Repubblica, nata nel 1945, è l'assenza di identità o la difficile identità. Io credo che in realtà sia più appropriato parlare di uno Stato e di un popolo, quello delle aree di lingua tedesca dell'ex monarchia asburgica, che si trova a possedere e a dover gestire tante, forse troppe, identità insieme. Identità che, come abbiamo visto, erano eredità del vero impero, diciamo, multinazionale d'Europa, che nel 1918 si rivelarono in gran parte negate, imposte o impossibili a seguito delle condizioni della sconfitta militare e dei trattati di pace. La storia dell'Austria novecentesca è in fondo essenzialmente la storia di come le élite e i vari ceti sociali abbiano saputo faticosamente combinare, adattare e conciliare queste pluridentità in un percorso che contiene in sé spesso degli elementi paradossali e che secondo alcuni si è completato sostanzialmente negli anni 90 del secolo scorso, mentre per altri è rimasto ancora aperto e controverso. È vero che l'accavallarsi e lo scontrarsi di varie e opposte appartenenze non è certo fenomeno esclusivo dell'Austria postbellica, ma nel nostro caso rivela un elevato grado di complicazione e peculiarità. Non è un caso che la politologia americana, tra gli anni 60 e 70, alla ricerca di modelli, ad esempio a sostegno delle tesi sulla modernizzazione, dedicò grande attenzione al caso austriaco, che appariva già a quell'epoca un tentativo riuscito di un assai tardivo processo di nation building associato allo sviluppo economico, al welfare state e ad un sistema politico stabile e fondato sulla cosiddetta social partnership. Tale interesse trovò peraltro linfa negli studi culturali di Schorske e Johnston e anche in Europa nel mito asburgico di Claudio Magris. Non sorprende pertanto che esiste un elenco assai numeroso di pubblicazioni in lingua inglese e tedesca riferiti all'esperienza austriaca, che contengono nel titolo già la parola identità, appartenenza o coscienza nazionale. Abbiamo visto nel caso svizzero, tra l'altro, la curva. E non è un caso, aggiungo, che Erich Hobsbawm abbia potuto affrontare con tanta raffinatezza e cognizione di causa il tema della nazione, dell'invenzione delle tradizioni e quello delle identità plurime, spesso tra loro contraddittorie, avendo vissuto a Vienna fino all'età di 14 anni, precisamente fino al 1931,
in un ambiente medio borghese, ebraico, mezzo inglese e mezzo austriaco, la madre russa. Indubbiamente il tema della difficile identità nazionale è quello che meglio di ogni altro riassume la complessa e variegata problematica delle appartenenze austriache. Andiamo con ordine e analizziamo la questione in riferimento alla Prima Repubblica, partendo dalle condizioni materiali che plasmarono gli schemi identitari. La prima concreta conseguenza del disfacimento dell'impero austro-ungarico e della sconfitta militare fu il crollo dello Stato e dei suoi apparati. Si può anzi affermare, come dimostra molto bene Paolo Macrino, che la sconfitta fu il prodotto proprio dell'implosione dello Stato asburgico, che si verificò principalmente al suo centro, a Vienna, prima ancora che nella periferia, quale risultato dell'incapacità di garantire l'ordine e la distribuzione alimentare, che comportò la delegittimazione della burocrazia ministeriale e della stessa dinastia. Il secondo fondamentale effetto fu lo sfaldamento territoriale della duplice monarchia asburgica, che si divise già in coincidenza degli ultimi giorni della guerra in differenti stati nazionali. E questa è la principale specificità dell'impero austro-ungarico, che praticamente scomparve, mentre la Germania, pur subendo mutilazioni territoriali e la perdita delle colonie, conservò essenzialmente il suo territorio. La terza conseguenza del 1918 fu che le potenze vincitrici definirono in tutto e per tutto la nascita del primo Stato nazionale austriaco indipendente, dai confini geografici fino alla stessa denominazione, vietando non solo di unirsi alla nuova Repubblica tedesca, ma anche di adottare il nome di Repubblica Austro-Tedesca, che era stato scelto dall'Assemblea Nazionale Provvisoria. Molti storici hanno insistito sul fatto che lo Stato austriaco, sia nel 1918 che nel 1945, sia stato appunto il prodotto di una scelta delle grandi potenze, non di una rivoluzione o di un moto nazionale interno. E ciò ha rappresentato la principale peculiarità nazionale, riverberandosi necessariamente nell'identità collettiva. Di certo, da questi tre grossi condizionamenti, dunque crollo istituzionale e morale della monarchia, disgregazione territoriale, politica estera eterodiretta, discesero due componenti basilari per lo sviluppo delle concezioni identitarie degli abitanti della Repubblica Alpina e che facevano riferimento ad un senso di perdita. Innanzitutto un vuoto di potere che fu riempito rapidamente dai partiti politici principali delle province di lingua tedesca, ossia socialdemocratici, cristiano-sociali e destra liberal-nazionalista, che si accordarono per il varo di una Costituzione repubblicana e democratica, Hans Kelsen, ricorderete, principale, diciamo, costruttore di questa Costituzione. Sebbene il desiderio di restaurazione della monarchia fosse praticamente nullo sul piano concreto ed elettorale, specialmente fra le classi lavoratrici, mancò un sostituto che compensasse il patriottismo di Stato incarnato nella figura paterna dell'imperatore, come dimostrano anche la scarsa identificazione in quelli che saranno i presidenti della Prima Repubblica e anche lo dimostra la fragilità dei rituali civili e della simbologia repubblicana. Quindi il primo punto, il voto di potere. Secondariamente bisogna considerare l'enorme impatto psicologico costituito dalla taglia dello Stato, di dimensioni assai ridotte rispetto all'impero asburgico o anche solo alla metà cislaitana, e stretto tra stati vicini ora assai più potenti e opprimenti di prima. Non bisogna sottovalutare l'esperienza unica nell'Europa del Novecento rappresentata da una piccola nazione messa a confronto con un passato recentissimo di grande potenza e che, in quanto immenso impero multinazionale già segnato fra fine 800 e inizio 900 da una grande e intensa riflessione sulla modernità, lascia una pesante eredità politica e culturale. Qualcosa di simile forse l'hanno vissuto i paesi europei che hanno avuto un grande passato coloniale, ma Portogallo, Olanda, ma sicuramente i tempi per rielaborare sono stati molto più lunghi. Ad aggravare questo senso di perdita furono la profonda sfiducia nella capacità di sopravvivenza economica del nuovo Stato, privato delle risorse agricole e industriali dell'area cecoslovacca o galiziana, l'enorme frattura fra città e campagna che vide contrapporsi soprattutto politicamente una capitale di 2 milioni di abitanti alle forti identità regionali che espressero anche tendenze centrifughe verso la Svizzera, nel caso del Vorarlberg, o verso la Germania, Salisburgo e il Tirolo. Ci sono dei referendum che si intendono.
e infine la frustrazione di molti per vedersi negato quello che ritenevano il proprio principio di autodeterminazione dei popoli, ossia l'annessione verso la Germania. Si potrebbe a questo punto rilevare un primo grande paradosso. Le condizioni sopracitate potrebbero infatti essere considerate ottimali per l'edificazione di una prima forma di Stato nazionale austriaco separato, considerato anche che le minoranze etniche erano quantitativamente assai più ridotte, non soltanto nei confronti dell'impero plurinazionale, ma degli stessi nazionali, come dicevo, degli stessi stati nazionali, come si diceva prima, che si costituivano nell'Europa centro-orientale, con l'aggiunta della pretesa di essere etnicamente omogenei. Se non si riuscì a costruire né una specifica identità nazionale né un'identità repubblicana nell'Austria postbellica, ciò fu essenzialmente per responsabilità delle culture politiche dei partiti politici, che rimasero prigionieri di rappresentazioni rivolte più al passato o al futuro che non al presente. Come ha osservato il politologo Anton Pelinka di recente, l'intera parabola di una Republik wider Willen da questo punto di vista può essere letta come una Flucht aus der Republik, una fuga, un'evasione verso il passato, in das Gestern, oppure verso la rivoluzione mondiale o diciamo verso il socialismo più in generale, quindi in die Weltrevoluzione, oppure ancora in den Anschluss, verso l'annessione, o ancora per alcune minoranze verso un astratto unverbindlichen Patriotismus, nel caso di Lippians per esempio, o ancora una Flucht in ein vereintes Europa, in riferimento all'allora utopico pan-europeismo di Kudenhove Kalevi. Non era dunque una coscienza identitaria a mancare, bensì il senso di un'appartenenza condivisa. Si preferì piuttosto chiudersi nella propria identità, magari rafforzandola, coltivando ancora di più il grado di appartenenza verso la subcultura di riferimento e la sua ideologia o Weltanschauung, definita sempre più in senso esclusivista. La cultura dei cosiddetti Lager contrapposti, nel caso della storia repubblicana austriaca si usa questo termine, ossia dei tre campi politici, quello socialdemocratico, quello cristiano sociale e quello tedesco nazionale. Il risultato, come noto, fu una guerra civile strisciante con una forte escalation a partire dal 1927, già data dall'incendio del Palazzo di Giustizia. E qui è interessante fare anche un brevissimo confronto con la Repubblica di Weimar, perché una prova dell'intensità dell'adesione socioculturale, che costituisce appunto una differenza rilevante nei confronti della Repubblica di Weimar, oltre alla minore frammentazione partitica, è data dalla stabilità dei consensi elettorali delle varie formazioni politiche in tutto il periodo considerato, dal 1919 fino al 1930. La SDAP, il Partito Socialdemocratico, mantenne infatti la stessa percentuale nel 1919 e nel 1930, il 41%. Lo stesso accadde per i cristiano sociali, che registrarono praticamente il 36% in entrambe le consultazioni, quella iniziale e quella finale, ci sono oscillazioni intermedie ovviamente. Persino, e questo è interessante, nelle elezioni amministrative del 1932, che registravano la forte avanzata del partito nazista, 17% per fare un esempio, a Vienna, la socialdemocrazia perse nel complesso soltanto l'1% e nella capitale non perse, mantenne il 59%, e i cristiani sociali persero poco più. Il blocco tedesco nazionale nel 1932 guadagnò, e l'Austria è un paese molto colpito dagli effetti della crisi del 1929, guadagnò nel complesso solo un paio di punti. La novità ovviamente era che al suo interno di questo blocco il partito nazista balzava dal 3 al 20%, cannibalizzando i partiti tradizionali dell'area, cioè la Grossdeutsche Volkspartei, il Landbund e in parte anche il Heimatblock, che è la formazione delle Heimwehren, la formazione paramilitare, diremmo clerico-fascista. All'incomunicabilità delle tre grosse famiglie politiche faceva invece da contraltare un'opzione comune sul piano dell'identità nazionale, visto che tutti e tre gli schieramenti erano convinti che un'identità austriaca separata da quella tedesca fosse improponibile. Anche in questo caso, tuttavia, le singole declinazioni erano talmente differenti da risultare incompatibili. Per comprenderle va precisato che anche a livello nominale la possibile unione o annessione con la Germania contemplava e distingueva la versione Grossdeutsch o Gesamtdeutsch da quella Altdeutsch, che era più corrispondente quest'ultima a quella
pangermanista, definiremmo, no? Cioè su basi razziali e guerra fondaria, tipica del movimento guidato da Schönerer nelle ultime decadi dell'impero smutico. Le prime due concezioni esprimevano infatti, per l'agosto di Ciocchesanto, l'aspirazione ad un unico grande Stato per i popoli di lingua tedesca che, nel caso dei socialisti austriaci, si rapportava alla rivoluzione del 1848 e faceva presa anche tra i dirigenti di origine ebraica come Otto Bauer, che potevano conciliare il sogno di un socialismo internazionalista con l'esigenza di mantenere l'identificazione con uno Stato dalle dimensioni ritenute sufficientemente ampie e tali da poter sopravvivere ed affermarsi. Fra parentesi, ricordo che anche un esponente dell'austromarxismo come Rudolf Hilferding andò in Germania, fu un esponente di spicco della SPD. Abbandonata la versione riformatrice federalista di Karl Renner del cosiddetto Stato delle nazionalità nell'ambito asburgico, i socialisti austriaci cercarono appunto di salvare almeno questa prospettiva in senso rivoluzionario, attenzione, non bolscevico, prospettiva che nel 1918-19 pareva ancora plausibile, visto che la SPD era ancora alla guida del governo tedesco, anche se la freddezza dei compagni tedeschi spense presto ogni illusione, oltre ovviamente ai divieti imposti dalle potenze vincitrici. Più complessa e ambigua fu invece la proiezione identitaria proposta dai cristiano sociali e dal loro leader e capo di governo Ignaz Seipel, che coltivarono un'idea di Austria imperniata sull'unità corporativa medievale della cultura cristiana e di quella tedesca, oscillante tra le rivendicazioni dell'appartenenza germanica e la tradizionale missione grande austriaca nell'area danubiana, cercando poi di integrare elementi del legittimismo asburgico nella mistica del nuovo stato corporativo e dittatoriale instaurato da Dollfuss nel 1933-1934 sulla base del partito unico, allora il Fronte Patriottico, il Vaterländische Front. Si trattava insomma nel caso del Partito Cristiano Sociale di una doppia identità tedesca e austriaca che difese sì tra il 1934 e il 1938 l'indipendenza dello stato austriaco, ma in nome della definizione dell'Austria come das bessere Deutschland, cioè la Germania migliore, mirando a recuperare elementi dell'ipotesi ottocentesca grande tedesca, a guida non prussiana ovviamente ma austriaca, in funzione di baluardo della cristianità occidentale contro l'espansionismo slavo. Tutto ciò ci suggerisce che in fondo le differenti identità coltivate nella prima repubblica, nella Est Republik, non erano nuove, ma erano piuttosto una prosecuzione o rielaborazione di concezioni e punti di vista già presenti o, tra virgolette, inventati nell'età asburgica e che continuavano ad esercitare la loro influenza anche nel periodo post-bellico. C'era innanzitutto una continuità con il patriottismo di Stato che per motivi oggettivi tra 800 e primi 900 non aveva potuto ancorarsi ad un unico sentimento nazionale, per cui liberali, socialisti e cristiano-sociali erano accomunati già allora da un'ambigua associazione tra fedeltà allo Stato incarnato nella figura dell'imperatore, indifferenza nazionale e germanesimo consapevole. Oltre a ciò, come ha osservato lo storico americano John Boyer, nella Prima Repubblica vi era continuità con il sistema politico strutturatosi nei suoi aspetti fondamentali già a partire dagli anni 90 dell'Ottocento e, come visto, compiutamente dal 1907, anno delle prime elezioni a suffragio universale maschile. Ovviamente il problema della continuità, quindi, con il passato si pone con forza per l'identità specificamente viennese, nella quale le divisioni fra i tre lager sono assai accentuate e profondamente legate al ceto sociale d'appartenenza e all'atteggiamento nei confronti della religione cattolica ed ebraica. Negli anni 20, nella capitale, prevale numericamente, come noto, il modello della Vienna Rossa, all'avanguardia nell'edilizia popolare e nei servizi sociali, appunto, per i ceti popolari, che la socialdemocrazia mobilita attraverso rituali di massa, ad esempio le imponenti Olimpiadi proletarie del 1930, organizzate nel Prater, sostanzialmente lo Stato. Pur tuttavia l'integrazione della borghesia ebraica in maggioranza liberale cosmopolita segnala elementi di comunanza in una società che lo stesso Hobsbawm nella sua autobiografia descrive ancora come una società multinazionale ma non multiculturale,
che sintetizziamo noi ha elementi di condivisione anche a livello popolare nella musica, nel teatro, nella peculiarità dello stile di vita. Ad un certo punto, come afferma Pelinka, sembra che ciò che la politica autoreferenziale ed esclusivista, che abbiamo visto prima, non riesce a fare, ossia coprire il vuoto patriottico, possa realizzarlo quella passione travolgente per il calcio, che letteralmente invade, siamo negli anni 20 e 30, tutti i quartieri della capitale, non una squadra per quartiere, una cosa impressionante, ai tempi in cui il cosiddetto calcio danubiano dominava la scena europea. Sebbene le squadre sul territorio si differenziavano anche in base a linee politiche, sociali e etnico-religiose, il mito del Wunder Team, cioè la nazionale che fu per alcuni anni invincibile nei primi anni 30 e era allenata da un ebreo come Hugo Maestro, comunque misto, o anche gli sport olimpici, rivelavano l'esistenza di una zona, potremmo dire, di una zona franca in cui ebrei e non ebrei potevano lavorare l'uno accanto all'altro. Dal lato completamente opposto, però, prendo il caso del mondo universitario viennese, si affermava invece un percorso di segno totalmente contrario, in cui l'antisemitismo violento dei tedesco nazionali si affermava sempre più come un carattere identitario distintivo e inconciliabile, addirittura fino all'assassinio, nel caso di Schlick, che era un importante studioso, no, del circolo viennese, da parte di uno studente appunto appartenente a questo corrente. Allora, a questo punto possiamo affermare che anche durante la prima repubblica austriaca vi furono, specialmente a partire dalla seconda metà degli anni 20, a seguito del risanamento finanziario e della stabilizzazione economica, segnali di fiducia nel nuovo Stato e una nuova propensione patriottica, una sorta di langsame acceptanz, come afferma lo storico austriaco Buchmüller. Sul piano dell'elaborazione teorica e della propaganda politica si trattò in particolare di circoli o formazioni minoritarie e periferiche, che tracciarono però la strada su cui alla fine, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si mossero anche i due grandi partiti di governo, cioè i socialisti e i popolari. Furono una componente del mondo conservatore, legittimista e cattolico, e sull'altro versante il piccolo partito comunista, a partorire i primi progetti di costruzione di un'identità nazionale austriaca nettamente separata. Mentre da destra Ernst Karl Winter teorizzò il ritorno di una monarchia sociale che, aprendo alla classe operaia, realizzasse un fronte comune antinazista sulla base di una distinta nazione austriaca, il comunista Alfred Clark cercò di formulare, a partire dal 1937, una teoria organica della nazione austriaca. Sicuramente quest'ultima iniziativa era in sintonia con la politica dei fronti popolari, sanzionata dall'Internazionale Comunista, perfezionatasi fra il 1937 e il 1945 con il contributo determinante degli intellettuali del partito in esilio, penso a Fischer, penso a Fuchs. E questa iniziativa si fondava su due tesi principali: l'asserita netta differenziazione storica e culturale dell'Austria nei confronti della Germania e della nazione tedesca, e in particolare del militarismo prussiano, ieri abbiamo già parlato di questo aspetto, da un lato, la valorizzazione di una tradizione democratica e progressista nella storia del popolo austriaco che avrebbe potuto giustificare una via nazionale al socialismo, era l'altra componente. In particolare gli intellettuali comunisti austriaci, come ha riconosciuto Thomas Kroll, si autoinvestirono del ruolo di profeti di un'utopia nazionale del comunismo, recuperando alcuni elementi della dottrina austro-marxista di inizio secolo, che assegnava appunto agli intellettuali il ruolo storico di Erzieher, educatori del popolo e in questo caso della nazione, mirando a costruire un'identità collettiva basata su una cultura nation austriaca e non tedesca, obiettivo verso cui cercò di contribuire in fondo il variegato mondo di letterati, artisti e pensatori austriaci esuli ed emigrati durante i sette anni dell'Anschluss con la Germania nazista, ossia quando scomparve perfino il nome di Austria, ridotta a Ostmark del Terzo Reich. Sicuramente l'idea di una nazione austriaca separata rimase allora un fenomeno elitario e ristretto, considerato che gli stessi socialisti austriaci restarono fino al 43, se non al 45, fedeli all'opzione grande tedesca, con pochissime eccezioni, una delle quali quella del giovane Bruno Kreisky, che era allora esule, giovanissimo, in Svezia.
Pur tuttavia, anche per tale via si gettarono le basi di un ripensamento complessivo che funzionò dopo la guerra da supporto per l'identità collettiva, riorientata dai due partiti maggiori, seppur in maniera opportunistica e in piena sintonia con le esigenze delle potenze straniere occupanti. La dichiarazione di Mosca del 1943 gettò infatti le basi del cosiddetto Opfermythos, cioè il mito secondo cui l'Austria veniva considerata la prima vittima dell'imperialismo nazista, lettura che si è rivelata un pilastro fondamentale della Seconda Repubblica, almeno fino alla metà degli anni Ottanta. Dapprima le esigenze militari delle potenze alleate nel conflitto contro la Germania nazista, poi il ruolo di camera di compensazione e mediazione fra i due blocchi assunto dal paese nel periodo decennale di occupazione straniera dal 45 al 55 e quindi durante la guerra fredda, si sono combinati con la propensione da parte dei partiti antifascisti a sostenere un'appartenenza nettamente distinta e separata dalla Germania. Su ciò hanno influito indubbiamente anche la diffusione di sentimenti antitedeschi generati dai danni della guerra e dal modo con cui fu gestita l'annessione dal 38 al 45. La comune esperienza di esilio o prigionia nei campi di concentramento subita da parte di non pochi esponenti della sinistra e anche del mondo cattolico, come il futuro capo di governo Leopold Fili, permise poi di superare la logica contrapposta e da guerra civile tipica della Prima Repubblica, facilitando la prima lunga fase di grande coalizione tra socialisti e popolari che durò fino al 1966, mentre il Partito Comunista viveva a KPE una emarginazione progressiva a causa dello scarso seguito elettorale, circa il 5%, e dell'immagine di partito sotto protezione sovietica, il che, dicevo, c'è stata l'occupazione decennale, il che peraltro indeboliva l'efficacia argomentativa della loro teoria della nazione. L'aspro anticomunismo si confermava pertanto come un elemento portante e coesivo dell'identità collettiva della Seconda Repubblica, unendosi alla tradizionale avversione storica verso la potenza russa. Dato però che nel secondo dopoguerra una parte consistente della popolazione è rimasta legata alle concezioni tedesco-nazionali o pan-germaniste, rappresentate dalla quella che fu chiamata Lega degli Indipendenti, poi la FPÖ, ma che in realtà erano diffuse in più ampie fette dell'elettorato, a modo esempio ancora nei primi anni 70, secondo i sondaggi solo il 62% degli austriaci si riconosceva nella nazione austriaca. Si può dire che il processo di nation building sia stato lento e contrastato e ha scontato una sorta di tacito compromesso fra austriacismo, brutta parola ma è una traduzione di un termine usato, e pangermanesimo e larghi fenomeni di opportunistica rimozione delle gravi colpe e responsabilità degli austriaci durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora, possiamo dire che se alla fine il processo di identificazione nello Stato-nazione austriaco si è potuto affermare, ciò si è verificato grazie a quattro fattori. Il primo è quello politico, cioè la concordanza e la stabilità politica del paese. Il secondo è economico-sociale, ed è il raggiungimento di un welfare state esemplare, specialmente negli anni 70, negli anni dell'era di Kreisky. Terzo elemento, una politica estera basata sul neutralismo attivo. Abbiamo visto come ovviamente il tema del neutralismo per la Svizzera è fondamentale, ma anche per l'Austria ha un suo ruolo, anzi dal punto di vista identitario è quasi più sorprendente. E infine, ma altrettanto importante, la struttura federale, che ha permesso un'inedita integrazione economica fra i Länder occidentali e quelli orientali. Potremmo dire in breve fra città e campagna, che era una di quelle fratture così forti della prima Repubblica. Se la valorizzazione di una politica estera comunque attiva, grazie soprattutto a Kreisky, resa possibile proprio dal neutralismo e dalla posizione geografica, nonché dalle dimensioni statuali ridotte stavolta, ha infatti permesso di capovolgere quei fattori così frustranti durante la prima Repubblica, la rivalutazione della storia e delle tradizioni dei singoli Länder ha favorito una nuova e più completa narrativa nazionale.
come ha osservato Lonnie Johnson, possiamo dunque concludere che la costruzione dell'identità collettiva austriaca nella seconda metà del secolo scorso, più che inventare nuove tradizioni, ha puntato alla reinterpretazione selettiva e al riorientamento politico di antiche tradizioni. E non trascuriamo tuttavia che l'americanizzazione è stato un fattore che ha fatto presa in maniere non difformi e per certi aspetti anche più penetranti di altri stati dell'Europa occidentale. Il caso Waldheim nel 1986 ha segnato in ogni caso un primo importante punto di svolta e la messa in discussione dell'Opfer Mythos. Anche l'Austria ebbe allora un suo piccolo historiker Streit in merito al nazismo e alla nazione austriaca. In sintesi, la tesi dello storico tedesco Erdmann, che parlava di un'unica questione tedesca anche per l'epoca successiva al 1945, era sintetizzata in tre stati, due, quindi anche ovviamente la Germania divisa l'Austria, due nazioni ma un solo popolo, provocò una spaccatura fra gli storici austriaci sul tema dell'autonomia della nazione. Inoltre, la tesi di storici come Gerhard Bots, Knight, Hanisch, per esempio, che richiamava una continuità della storia austriaca di forte condivisione con l'ideologia e la pratica razzista del nazismo tedesco, oltre ad essere confermata dall'ascesa elettorale di Jörg Haider, sembrava sminuire anche il processo più recente di costruzione separata della nazione austriaca. E in ciò suscitava le perplessità di studiosi antifascisti come Felix Kreisler, che insieme a Friedrich Herr aveva anticipato il filone, potremmo dire, austro-identitario e che vedeva quasi negati gli sforzi compiuti per instillare una coscienza collettiva, nazionale e democratica. Stiamo parlando di fine anni Ottanta sostanzialmente, ma cosa succede? La caduta del blocco comunista, l'avvento della globalizzazione e la scelta di socialisti e popolari austriaci di perorare l'adesione all'Unione Europea, che come sapete avvenne poi nella metà degli anni 90, rimescolarono lì a breve le carte. E questo è un aspetto curioso perché si verificò un plateale rovesciamento delle parti in cui Haider, che aveva addirittura definito la nazione austriaca un Missgeburt, quindi un aborto, ripeto, Haider e la FPÖ cercarono di coprire lo spazio delle tematiche nazionali rimasto vuoto, collocando la destra xenofoba, fino ad allora di ideali pangermanistici, adesso vengono ricollocati in senso austro-patriottico, attorno ad un modulo identitario, ovviamente costruito, ovviamente strumentale, che affine alla difesa delle cosiddette piccole patrie, di cui abbiamo meglio parlato ieri, cavalcava le paure e l'avversione verso gli stranieri, gli immigrati, e il senso di perdita delle garanzie dello Stato sociale che stava avanzando. Non a caso, se voi andate a vedere oggi la sigla che usa la FPÖ, la FPÖ si definisce di Soziale Heimatpartei, cioè propone uno stato assistenziale nazionale razziale che fa presa nei quartieri operai. A Vienna i risultati migliori di gran lunga sono nei quartieri popolari operai, dove ci sono le Gemeinde Wohnung. La paradossale riconciliazione fra nazionalismo austriaco e pangermanico premiò nel 1999 il partito di Haider, di lì a poco entrato a far parte del governo guidato dal popolare Schüssel. Mi fermo qua, ci sarebbe tanto altro da dire sugli ultimi anni, poi magari nella discussione se c'è, con piacere. E mi avvio a conclusione, cercando di sintetizzare, nonostante le vicende dei primi anni del secolo attuale sembrassero ridimensionare l'ascesa della destra xenofoba messa alla prova del governo dopo 10 anni di rinnovata grande coalizione, la questione, il nodo cruciale, sembra oggi riproporsi, rivelando ancora una volta la difficile identità di un popolo che, a quanto pare, continua a lasciar prendere il sopravvento al senso di paura e di minaccia esterna. Il caso del Brennero può aiutarci a comprenderlo anche dal di fuori. Anche se si trova da questo punto di vista in buona e nutrita compagnia. In fondo sembra proprio che per realizzare pienamente il processo di inveramento della nazione si sia dovuto concedere qualcosa al nazionalismo e paradossalmente si torni a rivivere in forme e contenuti assai diversi naturalmente quella tensione e sovrapposizione tra il nazionale, il sovranazionale e l'integrazione e partecipazione sociale che fu il crogiolo esplosivo dell'ultimo impero asburgico.
Va detto che negli ultimi anni due elementi hanno comunque contribuito a erodere alcuni pilastri della tradizionale identità austriaca: la crescente volatilità o fluidità elettorale, che testimonia lo sgretolamento della direzione ideologica del milieu socioculturale da un lato, quei lager, quella cultura del lager di cui abbiamo parlato, dall'altro il processo di quella che i politologi chiamano westernization o deaustrification, cioè un processo imperniato sul neoliberismo e sullo stile di vita consumistico, ma anche sulle crescenti diseguaglianze socio-economiche, ovviamente tutti i fenomeni comuni agli altri stati. Direi che a questo punto il problema principale, più che dell'identità nazionale, forse ritorna ad essere quello dell'identità democratica, che non è ovviamente un problema solo austriaco, è un problema transnazionale. Mi fermo qua.